Ma da lei? No, scusa, no, ma da lei? No, ma aspetta, ma lei c'è bisogno? No, ma lei? Ma perché volete? Ma lei? No, ma lei, tranquillo, ma non mi interessa, ma lei? Vado io? Sì, voglio, ma lei. Finisce qua Udinese Inter Milan 3-1. Come avete visto prima, ma è una gara a chi non vuole andare in Champions League. È una gara a chi non vuole andare quarto o secondo, quale sia. Ma io parlo a tutti i milanisti che si sfottevano proprio per aver perso contro Udinese all'andata. Non era facile a Udine, non era facile. Udinese è una squadra rognosa, tosta, fisica, che ha la sua arma in più, la fisicità appunto. E con la difesa 3, Udinese, si è finito. L'hai visto contro la Roma, contro l'Inter, contro altre squadre. A Udine è un campo difficile. Quindi non sfottete più. Perché a Udine nessuno vince, o almeno non tutto. Con tutte. Detto ciò, Udinese Milan 3-1. Udinese che fa sulla partita e la fa pure bene perché merita la vittoria. Un Milan inesistente a parte alcuni minuti e il rigore di Ibrahimovic tirato due volte perché uno è andato dentro l'area. L'Udinese è in pari, non entra più in aria, pure contro l'Inter. Vabbè, è vantaggio l'Udine contro. Con i gol di Tucumaro Pereira, grande azione di Samardžić e poi Tucumaro Pereira la butta dentro. Poi pareggia appunto Ibrahimovic dopo aver battuto il rigore. Ibra che diventa così l'attaccante più vecchio della Serie A. Applausi a Ibra comunque. Poi, di fare il primo tempo, segna lui, segna il mio amore nel fantacalcio. Beto, Beto. Forte, forte. A me Beto piace tantissimo, cioè, io vedo bene come all'Inter al posto di Lukaku. Poi nel secondo tempo arriva il gol di Yaesimoe, tipo, a porta vuota, ma mi è inesistente, un Milan che non riesce a trovare il gioco. Ed è così da 3-4 partite, cioè, che col Torino abbiamo meritato tantissimo, abbiamo vinto. Leao svogliato anche oggi, a parte due o tre azioni buone, poi è scomparso. Ciao, ha fatto più danni della grandine, Kalulu anche. Tomorrow ne parliamo. Cioè, questo Milan è da rifare, secondo me. Ma non tutto, basta prendere due o tre elementi e ponerla sua. Un Milan che mi ha aspettato molto di più, l'interista mi ha aspettato di più dal Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro la Salernitana, credevo che si riscattasse, invece oggi zero proprio, cioè ha fatto un punto in tre partite consecutive. Fiorentina perso, Salernitana 1-1, il Tottenham tra l'altro 0-0, non è che abbia brillato sul gioco, e oggi perde 3-1. Cioè questo Milan qua davvero difficile che va in Champions. Io vedo difficile il Milan che va in Champions, poi magari ci può andare visto che le altre dietro sono peggio. Però in questo momento in Mina non la vedo così portata per il terzo o quarto posto. Proprio succede di tutto, ti potrebbe ribaltare tutto, non si sa. Detto ciò, godo, perché io godo, ma non perché pensi in Mina, godo per la classifica. A me che prende in Mina non me ne frega, io penso all'Inter, quello che dovevano pensare tutti i tifosi del Mina, io penso all'Inter, godo per la classifica, perché almeno così siamo tranquilli anche noi. Anche se Romagnoli a giocare contro la Juventus, che non sarà facile, non dico qua, non sarà facile, però lo stesso. Quindi detto ciò, se forza Inter, Udinese Milan 3-1. Spiace per i ragazzi, spiace per i milanisti che sfottevano l'Inter dopo Udinese Inter, vi ricordate? Ecco, shut up, chiudetevi la bocca. Ciao.